Ciao a tutti, nuovo video. Oggi torniamo con un video letture dopo parecchio tempo. Se avete notato, i video letture hanno iniziato ad avere una cadenza bimestrale, diciamo così. La motivazione è che con il canale Twitch e con le live tutti i giovedì sera alle 21, molto spesso alcuni argomenti e soprattutto alcuni libri di cui ho molto da dire vengono occupati dalle live Twitch e quindi YouTube rimane un po' indietro. Questo però è qualcosa che voglio assolutamente correggere, diciamo così, e mi riprometto, dicendolo in video, quindi in qualche modo mi vincolo, a fare almeno un nuovo format su YouTube, a iniziare almeno un nuovo format su YouTube. Non so ancora cosa sarà, ma sicuramente arriverà un nuovo format qui su YouTube per sopperire, diciamo così, al video letture mensile, che non sarà più mensile, ma sarà bimestrale. Comunque, i libri di cui parlare sono tanti, sono i libri di cui non ho, che ho letto negli ultimi 2 mesi, di cui non vi ho parlato in live su Twitch. Iniziamo subito, in ordine sparso. Ho qua una pila davanti a me e uno dei libri di cui assolutamente vi devo parlare è uno dei migliori libri che ho letto nel 2022, che non è del 2022, ma è stato pubblicato nel 2021 in Italia da Keller, ed è Origini di Sasa Sanisic. Si pronuncerà così, chi lo sa? Ha vinto il Deutscher Book Prize, non lo so, il premio letterario tedesco, diciamo così. Ed è un romanzo, secondo me, di altissimo livello, che purtroppo non, di cui non ho sentito molto parlare in giro e che merita moltissimo. Allora, Sasa Stanisic è un autore di origini jugoslave, ma cresciuto in Germania, che quindi scrive in tedesco, si può quindi parlare a tutti gli effetti di letteratura tedesca. In questo romanzo, da un punto di vista stilistico molto sperimentale, la solita struttura frastagliata e frammentaria, tipica della letteratura europea contemporanea, diciamo, e la cifra stilistica della letteratura europea è questa struttura frammentaria, questi capitoli molto brevi, questo giocare molto con la prosa. Sasa Stanisic lo fa assolutamente. Che cosa vuole raccontare? Vuole raccontare la sua famiglia, o più che altro i suoi legami di sangue, quindi partendo dalla sua infanzia, perché? Per raccontarlo a sua nonna che ha la demenza senile. Quindi sfrutta l'espediente narrativo della demenza senile della nonna per andare a ricostruire quelle che sono le sue origini, per l'appunto, comunque la sua crescita. Quindi è, in un certo senso, da una parte romanzo di formazione e dall'altro romanzo familiare, in salsa, diciamo, autofiction, perché la voce è quella dell'autofiction, è una prima persona molto forte, molto intrusiva, anche inaffidabile in qualche modo, scritto benissimo, perché c'è un, secondo me, un livello tecnico della prosa molto alto. Riesce a gestire molto bene i vari registri, quindi commedia, dramma, riesce a raccontare la storia con la S maiuscola e la storia della sua famiglia e della sua persona, ma soprattutto poi il romanzo è tutto bello, però le ultime 60 pagine sono qualcosa di incredibile, perché Stanisic sceglie la soluzione del libro game, che sta tornando molto di moda in letteratura ultimamente, ma lo fa con veramente un'attenzione, una cura incredibile e una costruzione emotiva di quelli che sono i passaggi tra un diciamo capitoletto e l'altro, veramente geniale, secondo me, a tratti geniale. Crea più finali possibili per quella che è la sua storia, ok? Quindi è anche un esercizio di stile meraviglioso. Ti porta poi anche a voler ricostruire gli altri passaggi, gli altri bivi, e quelle ultime 60 pagine per me valgono tutto il romanzo, detto che anche il resto è di livello molto alto. Quindi io vi consiglio assolutamente
di recuperare origini di Sasa Stanisic, la letteratura europea mi sta dando molte soddisfazioni ultimamente e credo che continuerò a leggere sempre di più, soprattutto quella tedesca, proprio negli ultimissimi tempi. Passiamo invece adesso a due romanzi italiani, una novità e un mio recupero, tutti e due pubblicati da Mondadori. La novità è I giudizi sospesi di Silvia Daipra, libro uscito da poco, scrittrice che io non conoscevo, che aveva già pubblicato altri due libri precedentemente e che probabilmente adesso andrò, anzi sicuramente andrò a recuperare piano piano. Romanzo che mi è piaciuto moltissimo, è uno dei romanzi italiani che più mi ha colpito quest'anno, sapete che io di romanzi italiani ne leggo parecchi. Allora, siamo in pieno romanzo familiare. Arco narrativo di 25 anni, dal 98 al 2023, diviso in periodi, voce narrante, diciamo punto di vista interno, quello di Felix, che è il figlio di due genitori, diciamo così, di buona famiglia, intellettuali, e soprattutto fratello di Perla, che in realtà è non proprio la protagonista, però diciamo il personaggio più importante su cui, intorno a cui ruota il romanzo. Perché? Perché Silvia Daipra fa un qualcosa di molto intelligente, ovvero racconta una famiglia creando nel primo blocco del romanzo, quello ambientato negli anni 90, dei punti focali, dei nodi che legano i membri di questa famiglia, i quattro membri di questo nucleo familiare. Questi nodi che, messi all'inizio e ben caratterizzati, diciamo posati, sono fondamenta perfette per poi andare a smuovere come una scossa di terremoto tutto l'ecosistema familiare, ma senza quei nodi, senza quelle fondamenta non avrebbe funzionato. La prima parte, secondo me, è folgorante sia per come è scritta, perché è scritta veramente con una prosa alta, non, come dire, che non deve fare le capriole, ma quella prosa che riesce a trovare la giusta misura, che riesce a trovare la voce del protagonista senza essere una voce un po' sopra le righe, ma che trova il giusto tono. Un'ambientazione anni 90 che non è un'ambientazione così per dire che perché voglio ambientarlo negli anni 90, no, ha un suo senso, ha delle necessità narrative che diciamo la contemporaneità non poteva dare, ma soprattutto perché ha la parabola di questi 25 anni e in quella parabola l'evoluzione maggiore, tutti i personaggi, tutti e quattro i personaggi hanno un'evoluzione, ma la parabola a cui Silvia Daipra mette l'obiettivo, diciamo così, mette lo zoom, è quello di Perla. Questa ragazza che è la sorella, diciamo, perfetta del protagonista, che va bene a scuola, diciamo, che ha un futuro meraviglioso davanti, e che invece poi, nel momento in cui inizia una relazione con questo ragazzo più grande, chiamato James, se non sbaglio, la sua vita cambia, è un bivio, diciamo così, da quello che era una traiettoria prestabilita forse anche dai suoi genitori, e quella relazione e tutti i postumi di quella relazione, che era sicuramente una relazione tossica, che è sicuramente una figura estranea, quella di questo ragazzo che va a rovinare un idillio familiare, ha delle conseguenze a lunga gittata, che vengono raccontate perfettamente da Silvia Daipra in un romanzo, come detto, sia di familiare che di formazione. Anche qui le due cose vanno spesso a braccetto, veramente, secondo me, anche questo imperdibile. Sono partito con quelli che erano i romanzi più belli che ho letto questo mese. Il recupero, invece, vi dico pochissimo perché è un autore di cui abbiamo parlato moltissimo, ma che poi vorrò fare un approfondimento quando avrò finito di leggere tutti i suoi libri, ovvero quando avrò letto il successivo di Persecuzione. Sto parlando di Alessandro Piperno. Persecuzione è il primo romanzo di un dittico, Persecuzione e Gli Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi è il sottotitolo, ma è anche il titolo del dittico, diciamo così.
romanzo di qualche anno fa. Non vi dico neanche la trama, non è questa la sede per parlare di persecuzione, ne parleremo in maniera più approfondita, magari una monografia, ci potrebbe stare una monografia su Alessandro Piperno, e vi dico solo che per me Piperno continua a essere, sono convinto del fatto che Piperno sia uno dei migliori scrittori italiani viventi, la scrittura, la prosa di Piperno mi piace sempre tantissimo, mi fa tornare a casa, è quel modo di scrivere che io apprezzo molto, non lo trovo troppo barocco, lo trovo barocco il punto giusto. Qui abbandona un po' di Proust rispetto al suo esordio e anche al suo ultimo romanzo, invece aumenta la dose di Philip Roth, ma lo fa sempre in maniera molto sua, molto autoriale, molto personale. In più in questo volume ci sono anche i splendidi disegni di Werther Dell'Edera, che è un fumettista che io apprezzo moltissimo, essendo un grande fan del fumetto italiano, e quindi, come sempre, con Piperno promosso, come se io dovessi promuovere Alessandro Piperno. Ho recuperato un classico, diciamo così, un mostro sacro. Faulkner, avevo già letto diversi romanzi di Faulkner, ma Zanzare di William Faulkner non l'avevo ancora recuperato. È uno dei romanzi di Faulkner che più mi incuriosiva, ma è anche fuori catalogo, se non sbaglio, comunque non facilissimo da trovare. Questa è l'edizione della collana Le letture Einaudi, collana molto bella. La traduzione è ancora quella, diciamo, vecchia, non so se ci sia una nuova traduzione di Zanzare, credo di no, ma comunque la traduzione di Giulio De Angelis, traduttore che io non apprezzo moltissimo, o almeno alcune delle sue traduzioni le trovo un po' invecchiate dal punto di vista della musicalità, del ritmo. Infatti, secondo me, le traduzioni Adelphi di Faulkner sono diverse, diciamo, un po' più contemporanee. Ed è forse la cosa che meno ho apprezzato di Zanzare è proprio la traduzione, perché in realtà è un romanzo molto nelle mie corde, è un romanzo molto hemingwayano, è il romanzo più hemingwayano di Faulkner. Inutile anche che vi parli della trama, perché non è questo l'interesse. Poi ho un sacco di libri di cui parlarvi e non devo sicuramente, come dire, parlare io di Faulkner. Ci sono corsi e corsi di letteratura in tutto il mondo che parlano di William Faulkner, dell'importanza di Faulkner. Secondo me, però, Zanzare è un libro non troppo letto di Faulkner, e che invece, magari, per coloro che apprezzano molto Hemingway, apprezzano per esempio il primissimo Fitzgerald, quindi il Fitzgerald di Qua dal Paradiso, potrebbe essere il Faulkner adatto. E a me è piaciuto molto, è anche un po' joyciano, un po' alla Ulisse di Joyce, questo Zanzare come approccio, come temi, quindi assolutamente mi è piaciuto molto. Poi, continuiamo con la narrativa italiana contemporanea. E ho letto questo mese Volevo essere Vincent Gallo di Sergio Ricci, pubblicato da Pidgin. È una raccolta di racconti. Pidgin ha una, come dire, una grande attenzione per il racconto italiano. E questa è una raccolta, intanto qua, una copertina stupenda di Pidgin, che apprezzo sempre dal punto di vista grafico. È una raccolta veramente inconsueta. Sergio Ricci è un autore classe 82 che vive in Romania, a Cluj, e i racconti sono ambientati in Romania, quindi c'è anche, diciamo, un'ambientazione un po' diversa dal solito, un po' più fresca, un po' più, come dire, nuova ai miei occhi. Poi assolutamente non lo so, ma non sono abituato a leggere narrativa ambientata in Romania. C'è quel discorso che ho fatto in una delle ultime live su Twitch per quanto riguarda i nuovi autori di narrativa italiana, per quanto riguarda la figura del maschio per i nuovi autori di narrativa italiana. C'è quindi una decostruzione del maschio che ormai ha superato la decostruzione e quindi è quasi una ricostruzione di quella figura del maschio contemporaneo. Quindi il maschio nelle relazioni sentimentali,
nei conflitti sentimentali e questo anche rapporto uomo-donna visto con una prospettiva veramente fresca, veramente nuova, moltissimo dialogo diretto, scritto molto bene, davvero molto bene, una forma brevissima, racconti estremamente brevi, che sono dei frammenti, potremmo dire, di storie più grandi, di situazioni più grandi, come ormai il racconto contemporaneo, diciamo, è ormai diventata una delle regole del racconto contemporaneo. Io l'ho apprezzata molto, ma diciamo che l'ho apprezzata molto anche perché si va a incasellare all'interno di un movimento letterario che sta portando e sta raccontando il maschio contemporaneo in una maniera diversa, in una maniera più, come dire, diversa da quella dei predecessori, e quindi si scolla da una certa retorica e da certi, pilastri che per fortuna sono crollati. Invece ho letto un romanzo pubblicato da Neo che è Il confine di Silvia Cossu. È un romanzo abbastanza breve, ma estremamente denso, estremamente intenso dal punto di vista di quello che va a raccontare. La protagonista è una scrittrice che, come dire, scrive su commissioni biografie di personaggi, diciamo, di persone che hanno bisogno di essere riabilitate dal punto di vista sociale. In questo caso invece accetta di scrivere la biografia di un importante luminare della psicoterapia, uno psichiatra di fama mondiale che ha rivoluzionato il suo campo e anche una personalità particolarmente carismatica, particolarmente magnetica, ovviamente sapendo e avendo letto e visto film e libri, si capisce subito dove vuole andare a parare il romanzo, no? Una dinamica a due in cui la protagonista inizialmente titubante entra in contatto con questa personalità molto forte e poi questa personalità molto forte la porterà, diciamo, da un'altra parte. Ci sarà una, come dire, si inizierà una relazione anche pericolosa, anche malsana, anche perversa sotto certi aspetti. È un romanzo estremamente introspettivo, mi ha ricordato molto l'approccio francese, ecco, questo è un romanzo ed è assolutamente un pregio per me. Questo potrebbe essere tranquillamente un romanzo francese. Mi ha ricordato molto Ménilmont, come dire, voglia di andare a scavare in determinate solchi della psiche umana. E secondo me, comunque, non è mai semplice far reggere un romanzo, tenersi un romanzo con due soli personaggi in una dinamica anche abbastanza statica, ma che secondo me ha trovato, soprattutto nella parte centrale, che ho trovato la più efficace, un risultato ottimo. Quindi, anche da questo punto di vista, sono soddisfatto. Anche da questa lettura, sono soddisfatto. Andiamo avanti. Allora, se mi seguite da un po', sapete che Philip K. Dick è un autore con cui ho qualche problema. Diciamo che quando ero piccolo, come, no, non dico come tutti, però come molti, quando ero piccolo leggevo tanta fantascienza e Dick era quello che apprezzavo di meno tra gli autori di fantascienza. Ho sempre, diciamo, non sono mai riuscito a entrare molto in contatto con il modo di scrivere di Philip K. Dick, non con le storie, non con le idee, non con, come dire, le trovate che comunque sono oggettivamente geniali. E da quel punto di vista è senza dubbio, stiamo parlando senza dubbio di un genio della letteratura, ma non dal punto di vista della scrittura. Molto era dovuto alle traduzioni, e infatti con le nuove edizioni di Oscar Mondadori ho recuperato Ubik con la nuova traduzione di Marinella Magri. E l'avevo apprezzato molto Ubik, sia per quanto riguarda i temi, ovviamente, per quelle che erano tutte le trovate geniali di Dick, ma anche ero riuscito a godermi la prosa. Questo, Le tre stigmate di Palmer Eldritch, che è il secondo della nuova collana, diciamo così, della nuova ristampe Mondadori con le nuove traduzioni di Marinella Magri,
collana a cura di Emanuele Trevi e soprattutto introduzioni a cura di Emanuele Carrer, mi è piaciuto meno di Ubik, decisamente meno. Le idee sono sempre incredibili, cioè il modo in cui Dick riusciva a visualizzare un futuro sporco, malato, veramente anche grottesco in molti punti, simile al nostro, ma diciamo il riflesso sbagliato del mondo contemporaneo è incredibile. Spingeva al limite quelle che erano delle idee già all'epoca, ma soprattutto all'epoca profetiche, e il suo rapporto con diciamo, le sostanze, con le droghe e con tutto quello che può alterare la percezione è uno dei punti cardini della sua letteratura, in Ubik soprattutto, ma anche in Le tre stigmate di Palmer Eldritch. Cosa non continua a non convincermi? La prosa di Dick continua a non convincermi anche in questa nuova traduzione che sì, è meglio di com'era le traduzioni Fanucci, ma comunque si mostrano i limiti di una prosa che è tecnicamente indietro rispetto alle idee che si porta dietro, no? Non è semplice, è proprio un po' goffa. È una prosa goffa quella di Dick, è una prosa che non riesce a trovare il punto giusto, non riesce a trovare la maniera più, come dire, autoriale, personale, nuova, fresca di raccontare qualcosa, e che invece si appoggia a una costruzione della frase molto meccanica che a mio avviso depotenzia quelle che sono le idee. E quindi continuo a trovare sbilanciato, diciamo, tra i due piatti della bilancia, le grandi idee di Dick e poi la realizzazione dei suoi libri. Invece vale il prezzo del libro la prefazione, l'introduzione di Emanuele Carrère. Ecco, 10 pagine di Emanuele Carrère valgono tutto il romanzo di Dick. Io starei ore a leggere Carrère che parla di Philip K. Dick. Queste introduzioni sono oro e quindi se siete fan di Carrère, secondo me, anche solo per quelle 10 pagine iniziali, va preso. E per il resto io con Dick continuo a litigarci un po'. Ho recuperato Casa di giorno, Casa di notte di Olga Tokarczuk, ripubblicato da Bompiani negli ultimi tempi, adesso penso l'anno scorso, non mi ricordo. Olga Tokarczuk, grandissima scrittrice contemporanea, una delle voci veramente più interessanti in questo momento, che vanno conosciute, vanno lette. Anche qui, ricollegandoci all'inizio, no? A Jasasa Stanisic, la frammentarietà, il capitolo breve, il saltellare da una parte all'altra e questa fascinazione per, anche qui, in qualche modo, i legami di sangue. Qui però con un'attenzione molto più forte per la territorialità, c'è il solito paesino alla Olga Tokarczuk, c'è il solito microcosmo di personaggi, uno intrecciato all'altro, con tutte le biografie, con tutte le scelte di vita e conseguenze di quelle scelte raccontate da una narratrice interna, sempre per un discorso di memoria, di conservazione della memoria, conservazione del passato che ritorna nel presente, però un po' già sentito, nel senso, avendo letto altri romanzi di Tokarczuk, non è sicuramente il migliore. Ci sono i temi di Tokarczuk, c'è il modo di scrivere che è sempre grandioso, cioè sempre di altissimo livello, è una prosa sofisticata. Mi è mancata quella nota di novità, mi è mancata sicuramente qualcosa di mai sentito. Non so poi se questo libro viene letto da un neofita di Tokarczuk come può essere preso, come può essere fruito, ma sicuramente io mi sono divertito, mi è piaciuto. Mi sono interessati a alcuni punti, altri però li ho trovati
un po' sempre la solita roba, che Tokarczuk riscrive benissimo, perché io sono convinto che uno scrittore scriva sempre lo stesso libro e lo riscriva più e più volte. Quindi, cioè, non si può non promuovere Olga Tokarczuk. Non è tra i romanzi di Tokarczuk che preferisco. Poi, uno dei romanzi più attesi di questo 2022, uno dei romanzi che personalmente più attendevo nel 2022, è Trilogia della guerra di Agustín Fernández Mayo, pubblicato in Italia da Utopia. Allora, è un romanzone di 450 pagine. Io di Mayo avevo già letto il primo romanzo della Trilogia della Nocilla, pubblicato in Italia da Neri Pozza, fuori catalogo in questo momento. Da quel romanzo e da quella trilogia nasce la definizione di Nocilla Generation, quindi una generazione di scrittori spagnoli postmoderni, diciamo così, che prende il nome e prende, diciamo, e da quel momento in poi fa gruppo partendo da Agustín Fernández Mayo. Già quel libro, il primo romanzo della trilogia della Nocilla, cioè, aveva delle cose, secondo me, fortissime, un po' derivative, molto, molto, come dire, a seguito di quello che è il postmodernismo americano, non del tutto elaborate in quel caso, e quindi alcune cose mi piacevano, ovviamente mi piacevano, essendo io un grande fan del postmodernismo americano, altre invece mi avevano lasciato un po' con l'amaro in bocca, un po' a secco. Mi sono approcciato alla trilogia della guerra, aspettandomi un grande romanzo. Questo non. Le aspettative erano veramente molto alte. Erano molto alte perché ne ho sempre sentito parlare molto bene, perché comunque è arrivato con grandi endorsement. Ovviamente è una trilogia, quindi è un romanzo formato da tre parti divise, che dialogano in realtà molto poco, però va bene, sono tre parti divise. La prima parte ha come protagonista uno scrittore che si trova a San Simón, luogo importante per la guerra civile spagnola. Ecco, ovviamente, banalmente, la guerra è la tematica che unisce le tre storie. La prima parte quindi si ricollega a quella che è la guerra civile spagnola, lo fa con questo punto di vista di uno scrittore, e l'ho trovata forse la parte più stanca del romanzo, ed è un peccato visto che la prima parte, da un punto di vista della prosa, è una buona prosa, ma non mi ha fatto strappare i capelli, e questo un po' mi lascia un po' l'amaro in bocca. Almeno in questa prima parte, sto parlando della prima parte, ha delle interessantissime implicazioni, dei collegamenti tra ciò che succede e quello che è il riferimento storico della guerra civile spagnola. Agustín Fernández Mayo è forse l'ultimo dei postmoderni, e in alcuni casi si sente questo modo di scrivere che è un po' invecchiato, ok? È un modo di scrivere che secondo me non è particolarmente contemporaneo, un po' anche novecentesco, d'avanguardia novecentesca, però un po' novecentesco. Quindi la prima parte mi ha un po' deluso. Proprio per questo ho faticato ad arrivare alla seconda, dove invece ho trovato molte più cose interessanti. Il collegamento con la guerra è al Vietnam, il protagonista è un veterano del Vietnam e che millanta di essere stato uno dei quarto astronauta, diciamo così, dell'Apollo 11. Molto probabilmente invece è assolutamente una finzione quello che sta dicendo. Questo, che è sì un espediente postmoderno, è raccontato a mio avviso nella seconda parte del libro in maniera molto più efficace. La prosa funziona molto di più, ha un ritmo maggiore, ha una, come dire, brillantezza nei collegamenti tra una frase e l'altra decisamente superiore, e in più le implicazioni e le riflessioni sulla guerra sono decisamente superiori. E nonostante la guerra nel Vietnam non sia un argomento, cioè,
non appartenga a Agustín Fernández Mayo. Quindi questo è anche un po' simbolo di una certa colonizzazione ideologica, no? Gli Stati Uniti hanno colonizzato ideologicamente buona parte dell'Europa e questo si sente. E quindi questa parte centrale, questa seconda parte, decisamente la migliore e di alto livello, di altissimo livello. La terza parte, leggermente inferiore alla seconda, il collegamento con la guerra è lo sbarco in Normandia, siamo in Normandia, la protagonista, diciamo, è una donna, molto introspettivo, molto, come dire, di riflessione. La prosa accompagna queste riflessioni, lo stile cambia con il cambiamento delle, come dire, implicazioni narrative. Non raggiunge, secondo me, gli apici della parte centrale, della seconda parte, ma comunque anche qui di alto livello. Quindi, nonostante un inizio a diesel, diciamo così, che mi ha convinto poco, un po' lezioso in alcuni passaggi, con tutte le i difetti del postmodernismo, poi il romanzo diventa quello che mi aspettavo. Non mi ha, come dire, sorpreso, non mi ha fatto gridare al capolavoro e continuo ad avere alcune perplessità su Maglio come scrittore. Secondo me non è uno tra i migliori scrittori europei, ha delle pecche e spesso cade nell'essere un po' derivativo, e questo vanifica a volte delle idee interessanti che poi non vanno sempre a buon fine, a mio avviso. Comunque è una delle uscite più importanti del 2022, rimane da leggere per chi ama soprattutto quel tipo di scrittura postmoderna americana. Sembra un romanzo americano, nel senso poteva essere tranquillamente un romanzo americano. Concludo con un romanzo con un libro che americano lo è perché americano è l'autore che l'ha scritto, Robert Colker, Hidden Valley Road. Non si tratta di un romanzo, si tratta di un libro di non fiction pubblicato da Feltrinelli, un bestseller in America che racconta la storia della famiglia, non mi ricordo il cognome, Galvin, della famiglia Galvin, questa famiglia che ha una particolarità, diciamo, quella di aver avuto 12 figli, una famiglia degli anni 50, 12 figli, 10 maschi e 2 femmine, se non sbaglio, 6 dei quali, quindi la metà dei figli, affetti da schizofrenia. E quindi questa particolarità assurda ha portato tutta una serie di medici, di psichiatri e di ricercatori a prendere questa famiglia come dire, caso di studio per cercare di lavorare e di diagnosticare la schizofrenia, trovare quindi di codificare quella che è la schizofrenia. Il libro è estremamente ben scritto, cioè è un qualcosa che mi ha stupito perché non è un libro alle mie corde. Solitamente io leggo molta fiction, pochissima non fiction, mi interessano anche poco i libri di questo tipo, però Feltrinelli me lo ha mandato e l'ho letto per curiosità, ne avevo sentito parlare bene e quindi l'ho letto per curiosità, mi ha stupito tantissimo. Intanto è un libro che mi ha appassionato dalla prima all'ultima pagina, cioè ti butta dentro a questa atmosfera anche un po' allucinata di questa famiglia. Il modo di scrivere di Robert Colker è veramente funzionale a quello che vuole fare, ovvero seguire la storia di questi 12 fratelli, anzi, prima di tutto dei due, di marito e moglie, e poi dei 12 fratelli, seguirla e raccontarla come fanno benissimo gli americani, no? Soprattutto quando raccontano il Novecento, la loro storia, la loro cultura, il sogno americano, comunque tutti quei valori americani che sono stati codificati ormai, gli scrittori americani li hanno introiettati perfettamente, li sanno raccontare benissimo, però qui riesce a intrecciarci anche il racconto della ricerca sulla schizofrenia
E quindi è anche saggistico in alcune parti, o almeno diciamo così, di approfondimento in alcune parti, e riesce a bilanciare benissimo la parte narrativa, che è molto forte, perché ovviamente Colker sì, è tutta una storia vera, ma romanza, romanza il ritmo, romanza gli avvenimenti, romanza il tempismo, per riuscire a portare una parabola narrativa che è veramente molto godibile, estremamente godibile. Ovviamente, essendo una storia vera, la parte finale è quella che delude un po' di più perché si esaurisce in maniera anticlimatica, però il percorso è, secondo me, molto appassionante. È un qualcosa che io leggo molto poco, questo tipo di narrative, reportage narrativo, chiamiamolo così, sembra una definizione giusta il reportage narrativo, però è un romanzo di un libro di 400 pagine che penso di essermi letto in un giorno e mezzo, cioè me lo sono divorato. Quindi, se siete fan di questo tipo di letteratura, beh, non potete assolutamente esimervi, ma anche se non, solitamente non la leggete e un po' vi interessa il tema della schizofrenia, un po' vi interessa anche vedere come si può raccontare. Io un'occhiata gliela darei, una possibilità gliela darei. Benissimo, questo era il video letture di marzo-aprile 2022. Qui sotto, come al solito, trovate la lista dei libri di cui ho parlato con i relativi link Amazon. Se comprate da quei link, una piccolissima percentuale arriva a me. Fatemi sapere giù nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri. Cosa ne pensate? E comunque, se vi hanno incuriosito, noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao!